Ciao ragazzi e ben ritrovati o benvenuti se è la prima volta che approdate su questo canale. Io sono Bruno Iapparello e questo è il canale di Sbarba. Oggi andiamo a fare la presentazione ufficiale, se vogliamo chiamarla così, visto che comunque il set è già in vendita da metà, di luglio. È uscito insieme chiaramente a Sapore di Mare, gli ultimi miei due set. Oggi parleremo di Wudenbratt. Wudenbratt Monello di legno, profumazione che a me ricorda una giornata primaverile, perché ci sono stato in primavera e ho visitato la quercia delle streghe, così chiamata, quella che si trova in provincia di Lucca, una quercia gigantesca, un albero dai 4 metri di diametro di tronco e una chioma di 40 metri di diametro, quindi è veramente una cosa molto imponente. Quando vai a visitare quel posto ti senti veramente piccolo, piccolo, piccolo. E in quel posto si percepisce chiaramente come primo odore proprio il legno e il muschio dato da questo enorme gigante. E siccome era primavera, c'erano prati di violette ai piedi del gigante. In questo set la profumazione riprende proprio queste note di legno, quindi legnose. È un legnoso aromatico, ma è un legnoso aromatico fresco. Ci sono anche delle note floreali, appunto delle violette, poi c'è del vetiver e c'è dell'ambra che vanno un po' ad armonizzare e a rendere più fresco il sapone. Sapone che chiaramente come vi dicevo, è un legnoso fresco, utilizzabilissimo in questo periodo estivo. Non dovete andare a pensare a un legnoso dalle note molto calde da utilizzare chiaramente in inverno. Questo non è il classico legno di sandalo, è tutt'altra cosa. E quindi l'etichetta chiaramente va a proporre in chiave moderna il mitico burattino di legno, con questa espressione da non sono stato io, il monello di legno che stacca la spina del barber pole e nasconde, no, le mani. Etichetta, disegnata dal buon Mike Antrani, il quale ringrazio. Allora, io vado a leggermente ammollare la pasta di sapone che è medio dura. Apriamo un pochino di un filo, ok, di acqua calda, andiamo a inserirla così all'interno del sapone. L'abbiamo ammollata al minuto 3 e vi vado a presentare invece il rasoio con cui mi sbarberò. Armato, già l'ho armato, ora vi faccio vedere la lametta che ci ho inserito all'interno. Una lametta che ho testato su tre rasoi diversi, la Nutrit, eccola qui, ve la faccio vedere, eccola qui, questa Nutrit, testata, dicevo, su tre rasoi diversi, R89, Gillette King Camp e il Mule, l'ultimo Mule, il Companion, e sinceramente questa lametta non si è sposata benissimo con la mia pelle, col mio viso, ha lasciato diversi red point, zona baffo e altrettanti sul mento, nulla di grave, ok? Sono leggerissimi taglietti che dopo l'applicazione dell'aftershave erano del tutto spariti, però li ha lasciati con tutti e tre i rasoi, quindi è una lametta che comunque tiene bene il filo e la scorrevolezza, diciamo, della lametta stessa la ritroviamo sino al contropelo, quindi è abbastanza anche affilata. Abbastanza morbida, infatti l'ho voluta montare in questo Baby Smooth in versione black della Razorock, stesse identiche geometrie del BBS in acciaio, ma qui è in alluminio, completamente in alluminio, quindi abbastanza leggero. Dicevo, l'ho voluta provare in questo rasoio perché è un sì rasoio delicato, ma ha questa caratteristica di curvare, no? Abbastanza la lametta. Lo proviamo, vediamo queste lamette se si sposano bene con codesto rasoio.
Questo è il suo gap, ora con il manico nero si vede un pochino male. Questa è l'esposizione della lametta e questa è chiaramente la sua estrema, se vogliamo chiamarla così, curvatura. Manico in alluminio chiaramente anodizzato di nero lucido, la testa invece è opaca, sempre nera anodizzata, sempre in alluminio. Allora, il sapone è stato in ammollo 2 minuti e 20, bastano e avanzano. Io vado a togliere l'acqua di vegetazione. Il pennello che ho scelto per questa sbarbata, visto che comunque vedete la barba è molto molto corta, è un Silver Tip. In particolar modo questo qui è lo Yaki Marble ciuffo da 24 mm Silver Tip, molto molto morbido. Ok, sapone ammollato, andiamo a prelevare, facciamo una decina di, ecco qua, 55, arriviamo a 6 minuti e 5, quindi 10 secondi di giri, ok, perfetto, basta. Con il nostro Silver Tip, 10 secondi, no? Li ho cronometrati con il timer della fotocamera, tutto quello che invece avanza all'interno del nostro soap ce lo andiamo a spalmare nel viso, così, a mo' di pre-barba. Ecco qua. Ok, io vado a aprire l'acqua fredda. Questa è una cosa che, lo so, io vi tormento con questa cosa, ma ci tengo veramente in particolar modo, perché è il modo migliore per conservare tutti i saponi. Quindi li andiamo a sciacquare con acqua fredda, che non va a disciogliere ulteriormente la pasta. Ecco qua, lo sciacquiamo. Vedete, questa è la sua pasta, completamente ripulita. L'andiamo a capovolgere tutto il tempo della sbarbata e poi lo possiamo lasciare aperto anche un paio di giorni, non succede nulla, anzi migliorerà col tempo. Questo vi dicevo, mi preme dirlo, perché ci può essere qualche ragazzo che guarda questo video così per la prima volta, ed è un giusto consiglio che va sempre ricordato, quello di trattare nel modo corretto tutti i saponi, non solo questo. Allora, andiamo a spalmare nel viso il sapone che abbiamo prelevato con questo ciuffo morbidissimo. È veramente, ragazzi, una carezza per coloro che amano i ciuffi morbidi e carezzevoli. Questo ve lo consiglio. È chiaramente un ciuffo in tasso, Silver Tip, che per coloro che anche fanno la barba tutti i giorni è di sicuro un anti-irritazione, eh? Quindi è da utilizzare veramente tutti i giorni. Allora, il sapone l'abbiamo steso, come vedete molto molto lucido, e andiamo piano piano ad aggiungere un pochino d'acqua per volta per completare il nostro montaggio, che è un total face lettering. Allora, io anche con i tassi, come potete vedere, non ci faccio tanta attenzione. I movimenti circolari io col tasso li faccio tranquillamente, e finora con tutti i tassi in mio possesso non se n'è mai sciupato nessuno, quindi ormai sono 3-4 anni che ho i tassi, anzi 4 anni abbondanti, e in 4 anni di non attenzione, quindi ho sempre fatto questi movimenti così, destra, sinistra, sopra, sotto, non è mai successo nulla. Ecco qua, il sapone, dopo averlo lavorato correttamente, questo è quello che produce.
Olè. Il primo passaggio lo facciamo così, con questa, sì, lo possiamo dire, scarsa idratazione. Il sapone vuole, richiede tanta acqua in più, ma il primo passaggio lo facciamo bello forte, strong, come piace a me. Baby Smooth Black e Nutrit. La lametta, questo rasoio, non la fa sentire. Su barbe corte, giornaliere, è veramente una manna dal cielo. Andiamo a sciacquarlo. Ok. Zona del mento e del baffo più le guance l'abbiamo fatta. Ora andiamo zona collo, sempre verso del pelo, che è il mio verso del pelo. Il pelo soltanto in questa striscetta qui mi cresce dal basso verso l'alto. Ragazzi, per chi si sta avvicinando alla rasatura tradizionale, è importantissimo capire, farsi un face mapping, quindi capire come cresce il pelo nel viso, perché dobbiamo seguire non solo i canonici tagli, quindi pelo, traverso e contropelo, nel caso in cui facessimo le tre passate, ma seguire il verso del pelo, quindi tagliarlo proprio nel modo in cui cresce. Io mi vado a bagnare il viso, così ci mettiamo un pochino d'acqua nel viso. Primo passaggio, perfetto. Andiamo a rimontare il sotto, così facciamo via altra acqua. Ok, e qui ci siamo anche per il secondo giro di boa, il pelo traverso. Ok, allora andiamo a tirare un pochino la pelle e traverso è uno dei passaggi che mi viene meglio, non so il perché, ma lo faccio sempre con estrema facilità e disinvoltura. Però ecco, vedete quello che a me dà fastidio di questa lametta ora, vedete? Questi due micro red point più questo qui sul labbro. E sono veramente sciocchezze, però sta lametta purtroppo non fa per me, c'è poco da fare. Sulla mia pelle non è che si sposa, poi vedete, no, stanno uscendo, vedete? Negli stessi punti in cui sono usciti con gli altri rasoi, che comunque erano rasoi delicati, come vi ripeto, Mule Company, un R89 e il Gillette.
Vabbè, andiamo a sciacquare per l'ultima volta il viso, così andiamo a idratare ancora di più il sapone per l'ultimo passaggio, che è quello del contropelo, e diamo un pochino di impressioni. Com'era quella pubblicità? Silenzio parla Agnese. Qui siamo in terza passata e la consistenza e la schiuma del sapone è questa qui che voi vedete. Olè. Allora. E andiamo di ultimo passaggio. Iniziamo dal collo. Io, anche se questo rasoio è un rasoio leggero che porta a premere il tonsore, no, io lo lascio sempre abbastanza morbido e leggero. Quindi, con tutto che è un rasoio delicato, comunque non vado a pigiare. Mi dispiace per la lametta, perché continuano ad affiorare, vedete, questa zona del collo. Altri red point. E quindi purtroppo io stavo a metà, mi sento di, almeno sulla mia faccia, per la mia pelle, per la mia barba, eccetera, eccetera, io mi sento di bocciarla, perché una lametta che mi lascia tutti questi red point, no, anche no. Quindi purtroppo la lametta che non si sposa affatto con il sottoscritto. Neanche a dire che abbia la pelle stressata, perché che ne so, vengo da rasature quotidiane con R41, no, assolutamente, ve l'ho detto, no, le rasature che ho fatto in precedenza con i rasoi che ho citato poc'anzi, no, assolutamente. Guardate qui che cosa ho combinato, no, non ci siamo. Mi dispiace, la metta che su di me non funziona. Sinceramente poi non so neanche se è una stylus o ricoperta, ma credo, da come scorre nel viso, perché scorre abbastanza bene, credo sia una ricoperta, quindi una platinum. Olè. Allora, poi fatemi sapere anche voi, no, nei commenti, se avete provato queste lamette e come si comportano sulla vostra barba, sulla vostra pelle. Io purtroppo
Non credo a questo punto neanche più di finirlo questo pacchetto, perché li ho provati, vi ripeto, con tutti i rasoi delicati, più questo qui che è sempre delicato ma ha una geometria, una curvatura diversa della lametta e della testina, e quindi no, non mi piacciono. Questo è quello che avanza nel pennello. Ci si poteva fare un'altra barba con soli 10 secondi di prelievo. Vado ad aprire l'acqua. Pasta di sapone che si è già quasi quasi asciugata, ma ha ben sgocciolato. Ok, medio dura. Allora vado a agitare leggermente l'aftershave, perché sul fondo c'è la farina o gomma di guar, e ce la andiamo a splashare nel viso. Non mi do al lume, non mi do nulla. Facciamo lavorare l'aftershave. Sì, c'è il pizzicore su qui, zona dove mi sono fatto i red point, questa zona qui del collo. Allora, il rasoio è talmente delicato che in alcuni punti, anche se ci sono passato più volte, non sono, a dispetto del suo nome, o del nome del fratello maggiore, BBS, dovrebbe garantire il BBS, ma il BBS tattile è, in alcuni punti non c'è. Poco male, nel senso non è che andiamo alla ricerca disperata di questo, del sacro crawl della rasatura. Fondamentalmente ci importa una sega. Però, ecco, io ve lo dico perché comunque è un rasoio molto molto delicato, ma per ricercare forse il BBS, cosa che io, vi ripeto, non ho fatto in questo video, io l'ho usato in maniera veramente leggera, senza premere, ecco, per andare secondo me a cercare il BBS con questo rasoio bisogna spingere a fondo e forse lì parte anche l'irritazione, quindi non ha senso andare a utilizzare sto rasoio e cercare il sacro crawl della rasatura, perché è un rasoio troppo delicato secondo me. Pigliatevi un rasoio un pochino più aggressivo, che ne so, Casa Razorock Game Changer 84P, o il Mamba 73, o il Lupo, no, il Mamba 70, scusatemi, o il Lupo 72, con questi numeri faccio un po' di casino. Mi è piaciuto il rasoio, io lo conoscevo già, ho usato la variante in acciaio, bellino anche nero, esteticamente, molto molto bello. Vi ho già parlato delle lamette per me bocciate, il pennello della Yaki, andiamo a togliere ancora questo po' di schiuma che c'è e andiamo a sciacquare anche il pennello, ve lo consiglio per sbarbate, è che ho anche bagnato la mano ma non va via il sapone dalla mano, ecco qua, scusatemi, olè. Dicevo, pennello che vi straconsiglio se amate i tassi, quindi ciuffi naturali, e vi fate la barba tutti i giorni, perché è una carezza nel viso. Questa è la variante Silver Tip da 24 mm del Marble, effetto marmo. Da Bruno Iepariello è tutto, vi lascio come al solito i link dei prodotti in descrizione per l'acquisto, e mi raccomando, state sani e fate i bravi. Stay tuned, stay tuned. Ciao!